Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami. È appena stata proclamata capitale della cultura 2020 Parma e ovviamente un vostro commento su questa proclamazione. Io pensavo di dovermi emozionare al momento della proclamazione, in realtà mi sono emozionato quando ho visto il video iniziale delle 10 finaliste in cui la città di Bitonto di fronte a tutti se la stava giocando con Parma, appunto con Agrigento, insomma, con comuni che hanno iniziato prima di noi la loro promozione turistica e territoriale. Detto questo, io sono felicissimo, il traguardo della top 10 è stato ormai acquisito e assodato e noi realizzeremo quel progetto che è stato valutato tra i 10 migliori d'Italia. Sì, siamo comunque molto felici perché abbiamo vissuto un percorso che è durato più di un anno con i cittadini, le associazioni, il territorio e soprattutto abbiamo costruito la base di quello che lo abbiamo promesso, lo realizzeremo, sarà il piano strategico della cultura e del turismo. Una nota a chi magari a casa è deluso, Parma nel 2017 arrivò in finale ma non vinse. Questo può essere di buon auspicio perché poi sulla base di quell'esperienza ha costruito questa vittoria, ci auguriamo di poterlo fare anche noi, quindi comunque forza Bitonto. Ha vinto Parma con una scelta all'unanimità della commissione, ma come hanno detto loro meritavano tutto il titolo. È stata proclamata la città di Parma e ovviamente però è importante essere tra le 10 città finaliste. Che cosa significa per lei essere qui oggi? Beh, una grandissima soddisfazione, un percorso bellissimo fatto dalla città che si è riscoperta una vera comunità grazie a un progetto legato alla cultura, non soltanto come attrattività di turismo, attrattività di persone, ma come consapevolezza di una comunità che è capace di includere e di sfidare il futuro con ottimismo. Quindi è stata una bellissima partecipazione, la qualità dei progetti è altissima, sono soddisfatto e sono orgoglioso che Treviso sia arrivata fin qui. Allora, un commento di questo grande traguardo per Parma, che cosa significa per lei? Ma significa che il lavoro di anni messo a sistema all'interno di un unico progetto, un'idea di città, una città che sia inclusiva, che abbracci i tempi della città. Il nostro claim era la cultura batte il tempo per giocare sul tema musicale della nostra grande tradizione, del tema del sconfiggere il tempo ma utilizzare quello che è il nostro grande patrimonio per andare avanti e guardare avanti. Quindi io penso che sia una vittoria meritata per la città che ha fatto sistema e che dia un grande orgoglio ai parmigiani, un altro obiettivo raggiunto. Quindi buon lavoro. Grazie mille. Capitale italiana per la cultura 2020 è la città di Parma. Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami.